Ciao a tutti i miei cari amici di YouTube e bentornati sul mio canale su Infinity Games. E ragazzi, siamo qui con un bel giochino, un giochino niente male, uscito un po' di tempo fa. Certo, non è proprio uscito ieri, però è un gioco che molti di voi, come anche io, aspettavo. Vi dico la verità, non ho giocato al primo titolo, almeno non tutto, non l'ho finito, perché poi sono usciti altri giochi. Un po', devo dire la verità, sempre parer mio, mi aveva anche stancato un po'. Però questo, almeno da come ho letto, visto che tanto chiacchierato, tanto discusso, mi garbava almeno vedere un po' di cosa trattava. Ho perso un po' di tempo per le prime impostazioni di gioco, perché ovviamente bisogna anche un attimino fare due conti con tutte le impostazioni grafiche, audio, mappatura dei tasti, perché ragazzi, voi sapete, io gioco su PC, quindi preferisco, almeno io preferisco mouse e tastiera. Beh, vediamo un pochino. Molti dicono che non si trovano, alcune recensioni dicono che è meglio usare un joypad. Sì, ma chi gioca a PlayStation o Xbox va anche bene. Ma chi gioca da sempre con PC ed è abituato con mouse e tastiera, poi soprattutto ragazzi, giochi per quanto riguarda sparatutto, anche se non è in prima persona, giochi che io amo, poi FPS in prima persona, questo tipo di giochi li gradisco un po' meno, però vediamo ragazzi, vediamo. Comunque vi stavo dicendo, io preferisco avere mouse e tastiera, vediamo un po' che cosa succede. Può essere anche che non mi trovo e quindi a quel punto dovrò cambiare totalmente, userò un joypad. Ragazzi, ho detto anche già nel video precedente, chi l'ha visto, che allora vediamo un poco. Adesso non mi fa usare niente, va bene. Che è qua? Invia, ma chi? Allora, ho cambiato un po' la grafica. Agente, seguimi. Ah, Mi servono ok, allora rinforzi. ricomincio un po' a dirmi i tasti. Ok, non devo ricordarmi i Minaccia tasti, nemica rilevata. ragazzi. Al riparo. Vengono da dietro quella barriera. In posizione. Ostili in arrivo. Continua a sparare. Madonna. Uccidili. Ci Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Devo prendere un po' la mano perché da tempo che non faccio questi tipi di giochi, quindi Fermatemeli dal cazzo. credo che dovrò leggermente diminuire la sensibilità del mouse, perché la vedo un po' troppo veloce, perché non è buono. Questi tipi di giochi, ragazzi, bisogna giocare sempre con un'ottima sensibilità, altrimenti si rischia appunto di... Ah, ok, qua Dai, esco dal ricarica, riparo, capito? perfetto. Ma quella che è pompa di benzina, non è che esplode, no, eh? Ragazzi, vi dico la verità, sto andando bene con sto mouse, ma che cazzo? Porca miseria, porca. Comunque ragazzi, ripeto, questo è stato un gioco molto chiacchierato, discusso per tanto tempo e a questo punto attendevamo un po' tutti quanti. Devo dire la verità, non è male come gioco, nel senso che a me la cosa che proprio non mi piace, ma proprio che non mi piace ragazzi, è il fatto che sopra agli uomini che io sto uccidendo, come un GDR, mi esce appunto l'energia, mi esce tutto. È una cosa che non lo so, un gioco dove bisogna, ma io poi sto riparando dalla minchia praticamente. Questi giochi così, è vero, probabilmente sono utili perché tu capisci comunque i punteggi che fai, a che livello di energia stanno i tuoi nemici, però sinceramente parlando ragazzi, non è una cosa che amo. Però ragazzi, ognuno è fatto in un modo. Cazzo, quello sta male. Riusciamo ad andare a salvare. Non lasciarci in pace.
e guarda quando devi caricare. Vediamo che si fa, ragazzi. Che devo premere? Rianima, come? Come? Come si rianima? Dimmelo. Ragazzi, non lo so. No, scusa, però se non mi dici. Oh Gesù, ragazzi, che stai a fare? No, questo mi curo io, no, non mi devo curare io. Ma come si rianima, ragazzi? Cioè, non lo so, ragazzi, non è vero. Ma c'è ancora qualcuno, che rottura di palle. Ma non ho un tipo bombe, granate. Sì, ce l'ho le granate. Come cavolo si lanciano? Cioè, non ho messo la mitra praticamente, ragazzi. Ma allora, andiamo un attimo a fare fuori a questo che già mi ha rotto. Ragazzi, devo capire un attimo come si fa. Che cavolo è successo? Ah, premi? Me l'ha detto, me l'ha detto. Mannaggia. No, per mettere il riparo. Non mi interessa il riparo. Voglio capire questo come lo rianimo. Ragazzi, è morto. Come si rianima? Raga, un attimo solo, perché qua se no altrimenti non capiamo una minchia. Allora, comandi, comandi, comandi. Mappatura dei comandi. Allora, scatto interagisci, nessuno. Come nessuno. E interagisci, mettiamo. Qualcosa dobbiamo mettere, insomma, ragazzi. Mettiamo questo, va. Vediamo un po' che fa. Poi. No, ma così non va bene, no. Mettiamo la E. Allora, usa riparo, vabbè, arrampica, abbiamo capito, spara, ok, mira, ricarica, ingrandisci corpo a corpo, ok. E non ci interessa, poi. Seleziona granata, G. No, invece io non voglio G, voglio questo. Vediamo, abilità agente, no. Usa kit corazza, l'ho usato prima, ma era per me. Taglia la corda, attiva, disattiva corso automatico, inventario, mappa, C. Ragazzi, non ho proprio idea. Proviamo questi qua. Ma non credo, ragazzi, non credo. Non credo. Ah, ecco, perché non era selezionato il tasto di interagire. Vai, vai, vai a cagare. Controllate il perimetro! Occhio alle barricate. E dite alle pattuglie di controllare se è rimasto qualcuno. Qualche stronzo è scappato. Non mi aspettavo un altro attacco. Stai bene? Se continua così dovremo spostarci. Forza, dammi una mano. Siamo troppo pochi per proteggere tutti. Non di nuovo. Allungo fiume! Non può essere. Wow. Ah. Cazzo. Un segnale d'allarme con le coordinate di Washington. Com'è possibile? Giù! State tutti giù! Qualcuno deve restare. Non possiamo abbandonarli. Qualunque cosa sia, va risolta o è finita. Vai tu. Farò ciò che posso. Vai! Ragazzi, intanto anche l'audio, se ci sono problemi con l'audio, che magari non sentite le voci. Davamo tante cose per scontate.
Ci aspettavamo il caffè al mattino. Ci aspettavamo il wifi gratuito. Ci hanno tolto tutto questo, ma siamo sopravvissuti. Le comunicazioni e i treni sono saltati, internet non ha funzionato più, ma siamo sopravvissuti. Ma con le farmacie saccheggiate e gli ospedali che chiudevano, l'asma è diventato letale. E senza la polizia a proteggerti. Avevi una pistola e i tuoi vicini, alcuni sono sopravvissuti. Siamo una specie resiliente. Quando la società è collassata, siamo andati avanti. E ora, per la prima volta da secoli, ciò che vogliamo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Di fronte alla catastrofe, ci siamo aiutati. Abbiamo costruito nuove comunità. Ci siamo adattati. Siamo sopravvissuti, creando una nuova normalità. Ma c'è anche chi non ha costruito niente, creato niente. Le Iene sfruttano i deboli. Hanno dilaniato il nostro mondo. Ma non siamo soli. Uomini valorosi hanno giurato di proteggerci e salvare ciò che resta. Ci tengono uniti. Ci ricordano che siamo un solo popolo. Sono il nostro scudo, la nostra luce. Ma se quella luce si spegne... chi ci salverà? Ragazzi, non male, non male. Sono passati 7 mesi dall'epidemia. Viviamo ancora nel terrore del virus, il veleno verde. Ma il vero pericolo è là fuori. Andiamo. Bella presentazione, dai. E ragazzi, che vi stavo dicendo? Ah, ragazzi, se per caso l'audio mi sentite male a me, oppure siete troppo gli effetti, oppure la musica, insomma, avvisatemi, ditemelo, scrivetemelo e correggiamo. Io dopo comunque, prima di caricare il video, lo controllo, lo verifico e vediamo. Va bene ragazzi, eccoci pronti. Allarme sul canale d'emergenza Shade. Priorità Flash. La base operativa è sotto attacco. Le forze nemiche hanno sfondato il perimetro sud. Richiediamo assistenza immediata, ripeto, richiediamo assistenza immediata a tutti gli agenti nell'area. Ok ragazzi, io direi di fermarci un attimo qui. In modo che lo facciamo bene con calma. Penso ragazzi, e penso di portarlo per intero sul canale, su Infinity Games. Quindi se poi chiaramente voi avete già pensato che è il caso che io lo portassi tutto quanto, scrivete ragazzi nei commenti, lo sapete, io rispondo sempre, quindi non ci sono problemi. Se qualcuno se lo sta chiedendo prima che concludo il video, le impostazioni grafiche, ragazzi, è tutto ultra, tranne qualche piccola cosuccia che ho messo alta giusto per non appesantire troppo la macchina. Anche il filtro a 16x
l'ho abbassato a 8 e vediamo come va la fluidità di gioco. Questo lo vedrò man mano, altrimenti scenderò addirittura a 4, perché comunque vedo, ragazzi, che già è molto molto fluido e anche i dettagli li vedo davvero molto molto positivi. Va bene, ragazzi, con questo io a questo punto chiudo qui il video. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui su Infinity Games, con The Division 2. Ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E se vi fa piacere, ragazzi, e io ve lo consiglio, cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati sul canale. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!